Ecco, allora, ora ce ne andiamo nel Medioevo, no? E allora la Vulgata vorrebbe, e io qua vi devo distruggere un po' i sogni, la Vulgata vorrebbe, questo è quello che accadeva nel mondo romano, nel mondo greco, che notoriamente, lo sapete tutti, erano mondi sicuramente sessualmente più liberi. C'è qualcuno che azzarda addirittura più liberi del nostro. Allora uno dice, mo arriva il Medioevo è la Chiesa, la religione, il cattolicesimo, no? È fatta. Mo arriva la morale, quella, no? No, nel senso che tutti fanno un enorme errore quando pensano al Medioevo, perché pensano a un mondo, in realtà è un errore che si fa spesso quando si pensa al passato. Si prendono le proprie caratteristiche del nostro mondo e si prova a immaginare, ma sì, questa cosa sicuramente accadeva pure nel Medioevo, magari in una dinamica un po' diversa. Questo per alcune cose è vero, per altre è profondamente sbagliato. Facciamo un esempio stupidissimo. Nel Medioevo non esiste il concetto di Stato. Direte voi, aspetta, ma stiamo a parlare di sesso perché siamo andati allo Stato? Ci arriviamo. Se non esiste il concetto di Stato, non esiste il concetto di burocrazia, non esiste il concetto di controllo. E qua iniziamo a divertirci. Se non esiste il concetto di controllo, le persone fanno più o meno quello che vogliono. A livello di morale, il Medioevo è un'epoca profondamente libera. Direi di più, è un'epoca dove la morale, una nuova morale, si sta costruendo. E anche se c'è la grande spinta morale del cristianesimo, è altrettanto vero una roba. Il cristianesimo nel Medioevo è ovunque. Quando uno dice ovunque, è proprio incarnato. Ogni città aveva un'enorme quantità di monaci, di chierici, non era chiarissimo se il monaco si poteva sposare o meno. E allora noi nel nostro bel Medioevo dell'anno 1000 tranquillamente trovavamo la maggior parte dei monaci sposati. Non ho detto con figli, ho detto sposati, proprio davanti all'altare con i testimoni sposati, che magari non vivevano insieme con la moglie, continuavano a seguire la regola, ma erano sposati, avevano dei figli. Poi, sai, quando uno parla di famiglia tradizionale, vorrei capire a quale tradizione ci si ispira. Ok, andiamo avanti. C'è un momento della Chiesa di Roma, 7-800, che viene chiamato pornocrazia romana, perché la maggior parte dei 21 papi in tipo 30 anni, lo dico con più calma, 20-25 papi in 30 anni, non solo la maggior parte sono morti ammazzati vicendevolmente, siamo nel 7-800 d.C. più o meno, ma la maggior parte hanno figli. E hanno figli che magari li hanno fatti da vescovi. E non c'è nessun problema. Tant'è vero che noi più o meno dall'anno 1000 in poi iniziamo a leggere queste bolle papali dove si invita sti dannati chierici a seguire la regola di non sposarsi. Ma ce l'abbiamo pure nel 1100, nel 1200, nel 1300, quindi evidentemente questi continuavano a sposarsi, magari segretamente, perché? Perché i meccanismi di controllo morale non esistevano. E allora voi direte, com'era il sesso sotto le coperte? Allora, il sesso sotto le coperte, innanzitutto una cosa che non viene mai detta quando c'è una narrazione storica, benché meno a scuola. Ma noi come facciamo a sapere queste cose? Perché non è che vi posso assicurare che il problema è che gli uomini medievali non è che aprivano un diario e ci è ritornato il bello. No, purtroppo no. Allora, noi le informazioni sotto le coperte degli uomini medievali le scopriamo attraverso dei libri fantastici che sono i confessionali. Sono dei libretti penitenziari, confessionali, che grandi uomini dotti della Chiesa scrivevano ed erano il manuale del prete, cioè il prete prima di conoscere la Bibbia doveva avere questo manuale, ovvero c'erano tutte le casistiche possibili dei peccati, lui se li leggeva e quando l'individuo, il fedele, veniva nella confessione, più o meno sapeva che cosa gli doveva dire se era un peccato. Direte voi, ma no, i 10 comandamenti, i 10 comandamenti non bastano.
10 comandamenti della Bibbia non bastano a racchiudere tutte le casistiche dei possibili peccati. Allora, noi in questi confessionali scopriamo, e stiamo parlando di alto medioevo, io ora vi reggerò dei passi di un confessionale del 700 dopo Cristo, cioè un'epoca anche molto oscura, molto dura, pochi documenti. Bene, allora noi scopriamo che nei documentari le parti corpose sono destinate al sesso. E che significa questo? Non può altro che significare che l'attività sessuale degli individui nel Medioevo era molto alta, perché nei confessionali è pieno di dire: attenzione, se il fedele ti dice questo, tu digli che è peccato, attenzione. E ne vengono fuori delle cose che farebbero impallidire, non lo so, qualsiasi deputato attualmente cattolico, no? Che si ispira ai passati mitici. Allora, io vi leggo Oddone Abate di Cluny, personaggio fotonico, una roba dall'avvio a una delle più grandi riforme del mondo cattolico, nel suo confessionale scrive: domanda al fedele, hai posseduto tua moglie o altra donna? E fin qua. Hai avuto rapporti sessuali durante le mestruazioni? E fin qua. Hai avuto rapporto con tua sorella o tua zia? Hai avuto rapporti con tua madre? Uno inizia a dire. Hai avuto rapporti con tuo padre? Hai avuto rapporti omosessuali? Hai esercitato la sessualità con un maschio, mimando come fanno alcuni l'atto sessuale fra le sue cosce? Se Oddone scrive queste cose, non ha un grande art attack creativo, evidentemente le ha viste. Siamo pieni di questa roba. Vado sulla parte brutta. Questa era per bambini. Ti sei dato all'onanismo reciproco fino all'appagamento sessuale? Stiamo parlando ovviamente di masturbazione fra due uomini. Passato mitico, il medioevo, mamma, tutti erano bravi. No. Hai forse ricercato... Ah, questa è brutta, eh. È una pratica... Questa bisogna sottolineare. Quella che vi sto per leggere è una pratica che troviamo tantissimo nei confessionali, ma fino al 1300 avanzato, ed è la riprova che lo facevano. Hai forse ricercato la soddisfazione sessuale servendoti di una cavità lignea o di un frutto? Cioè, avete capito? Non credo che... Non mi mettete in imbarazzo, avete capito quello che i ragazzi o i giovani uomini probabilmente facevano. E allora direte voi, fin qui, come vedete, è sempre il maschio, il dannato maschio, a dominare la scena. Ma aspettate che... Perché i confessionali non... E questo è una, secondo me è una roba da sottolineare in un clima di giusta battaglia che c'è oggi, come anche le donne, che sicuramente vivevano una situazione patriarcale ad un livello inimmaginabile, in realtà anche le donne facevano di tutto per cercarsi uno spazio di profonda libertà. E nello stesso confessionale leggiamo: ti sei forse comportata come anche tu, come quelle donne che io ho visto, che si fanno oggetti e altri marchingegni a mo' di membro virile? 757 dopo Cristo. Li hai adattati alle tue altrui intimità per provare piacere? Anche tu ti sei comportata come quelle donne che vidi, che provano piacere da sole? Anche tu ti sei comportata come quelle donne che per soddisfare le loro voglie si uniscono fra loro per fare l'amore? Ve ne reggo un altro po'. Anche tu sei comportato come alcune donne che provano piacere sessuale ponendo... No, questa è troppo pesante. Anche tu ti sei comportato come quelle donne che, stese sotto un animale, si servono di qualsiasi tecnica per avere con loro un rapporto sessuale? Ora, è ovvio che leggendo solo questo confessionale uno potrebbe dire: Oddone magari era matto, viveva in un villaggio particolarmente effervescente. Invece questa roba
è veramente piena nei confessionali. C'è un piccolo particolare che non vi ho detto prima, che mi ha fatto ricordare proprio la cavità nel legno. C'è una cosa che ci differenzia dal mondo medievale, ma credo proprio distanze siderali, il rapporto col corpo. Il Medioevo è un mondo dove chiunque fa esperienza immediatamente con la corporalità propria e altrui. Che cosa significa? La nudità non è un tabù. Il concetto di privacy, che ormai noi abbiamo incamerato, no? Immaginate, al mare si leva il reggiseno, si leva il bikini, la donna si copre. Nel Medioevo probabilmente a nessuna donna sarebbe venuto in mente di coprirsi. Si facevano le deiezioni, pipì e cacca, in mezzo alla strada, ci si fermava e si faceva la pipì e cacca durante, cioè così, passeggiando. E durante le messe, che duravano 4, 5, 6 ore, si urinava lungo le pareti. Quindi il rapporto con la corporalità, con i processi biologici e persino con la morte, qualsiasi uomo medievale, quanti di voi hanno visto un cadavere? Ok, qualsiasi uomo medievale, probabilmente arrivato a 8 anni, ne aveva già visti una decina, perché la morte era qualcosa di profondamente pubblico. Quando moriva una persona nella città, tutti andavano a vedere il cadavere, ed era qualcosa di profondamente presente nella vita. Quindi tutti questi rapporti noi poi li dobbiamo in qualche modo relazionare con questo rapporto profondamente diverso, no? Che hanno con il sesso, no? Che sembrava il Medioevo, l'età mitica. C'è un altro passaggio, questo è un altro confessionale di un altro grandissimo padre della Chiesa, Bucardo da Worms, scrive 200 anni dopo Oddone, direte voi, è cambiata? No. Vi leggo qualche passaggio. Questo è veramente forte. Arrivo, eccolo qui. Questo è sempre rivolto alle donne. E questo passaggio è sintomatico per attaccare proprio quel pregiudizio che abbiamo. No, ma queste sono quelle cose che si fanno oggi. 1000 dopo Cristo, hai fatto quello che alcune donne sono solite fare, ovvero hai fabbricato uno strumento a fombra, e lo sappiamo, delle dimensioni, e lo hai assicurato con cinghie alle parti intime tue o di un'altra per fornicare con altre donne o farti penetrare da altre donne? 1000 dopo Cristo. E voi direte, cacchio, ma sta roba dovrebbe essere peccato mortale. Se lo hai fatto, è un peccato lieve, 5 anni di penitenza nei giorni festivi. Nei giorni festivi, cioè digiunavi nei giorni festivi. Questo era tutto. Il mondo medievale continua a essere profondamente sessualmente libero, ovviamente tra virgolette, no? Cioè, chiaro, siamo in un mondo profondamente patriarcale, chiaro che le donne sono in una situazione drammatica, gli uomini sono molto più liberi, e c'è un tema che è uscito fuori ormai una sessantina di anni fa sulla prostituzione, perché anche lì il pregiudizio sul Medioevo è Medioevo cristiano, sai, prostitute. Ecco, la Chiesa nel Medioevo lì ha legiferato, lì è intervenuta. Perché la prostituzione è una dimensione civica, nel senso che le prostitute si vedono, le prostitute sono pubbliche, c'è qualcosa di visibile, quindi la Chiesa legifera. E qua vi voglio, perché legifera a favore. La Chiesa, quasi tendenzialmente, poi è ovvio che il vescovo impippato di teorie apocalittiche gioachimite nel 1200 lo trovate sempre, però tendenzialmente la Chiesa sulla prostituzione ha legiferato a favore. A Avignone, quando il papato viene trasferito da Roma ad Avignone, e Avignone era gestito dal papa personalmente, quindi lui anche sulle questioni della città legiferava lui, come il papa a Roma legiferava sulle questioni della città. E abbiamo le leggi firmate dal papa che aumentano le stanze da dare alle prostitute, gli cambiano quartieri,
A Roma abbiamo una netta divisione fra le prostitute che convivono con gli uomini di chiesa che devono stare vicino alla cattedrale di San Giovanni, quelle che devono stare invece, quelle che vanno con gli uomini civili che devono stare fuori le mura. Legiferato tutto dalla chiesa. Ma a un certo punto c'è questo storico bravissimo francese, si chiama Rossiad, in Francia nel 1300, quando i poteri laici, quindi non della Chiesa, iniziano a prendere un po' di polso della faccenda, iniziano a legiferare di più. E ne nasce un vero, nel 1300 in Francia nasce una diatriba. È giusta la prostituzione, non è giusta, corrompe i giovani. Allora, le motivazioni che vi sto per dire sono folli ad un livello molto alto, però loro in qualche modo le disse, quindi figuratevi se le appoggio. Le città francesi appoggiarono alla fine di questo dibattito tutta la legislazione sulle prostitute, perché la motivazione è: i nostri giovani devono andare con le prostitute, perché se non vanno con le prostitute tutta quell'energia da giovani virgulti verrà sicuramente sprecata in atti di violenza. Motivazione terribile, però qua le donne ci trovano la quadra, perché a questo punto Rossiad ci spiega: nelle città francesi le prostitute dicono ah, quindi facciamo una funzione sociale e allora vogliamo i benefit. E le prostitute in Francia dal 1300 si iniziano ad organizzare in delle vere e proprie leghe, in cui addirittura in molte città, anche in città tipo Rennes, che sono piene di chiese con una tradizione cristiana cattolica molto alta, le prostitute iniziano ad organizzarsi con la loro santa protettrice, me la sono scritta, si chiama Maria Egiziaca. Tuttora, se andate sul sito del Vaticano nella geografia dei santi, c'è scritto santa protettrice delle prostitute. Si organizzano con la loro santa protettrice e sfilano, certo, nell'ultimo posto, ma sfilano durante le feste comandate con il loro stendardo. Ora, è una roba drammatica, però è altrettanto vero che, immaginate essere una donna prostituta nel 1300, per arrivare a quello si sono riusciti non solo a ricavare uno spazio, ma evidentemente hanno condotto una lotta di appropriazione politica vera e propria. Preparatevi, perché tutta questa libertà in construction, come direbbero gli inglesi, sta per finire, perché, Dio mio, il Medioevo è finito e sta per iniziare l'età moderna.